Un Natale blindato anche per i lucani. Sul fronte Covid, tamponi dimezzati nell'ultimo bollettino regionale, sono poco più di 800 e 67 i nuovi casi positivi lucani, lievemente in salita l'RT. Redditi delle famiglie lucane in aumento nel 2019, così come il PIL per abitante, indicatori purtroppo destinati a peggiorare in questo 2020 a causa della pandemia. È Natale anche tempo di solidarietà, tante le iniziative in ogni angolo della regione. Noi siamo andati a Villa d'Agri, dove l'ANPAS sta realizzando un progetto di contrasto alla povertà. 5 i presepi esposti nei palazzi comunali di Piazza Matteotti a Potenza per tutto il periodo natalizio. A realizzarli marito e moglie, che da oltre 20 anni compongono vere e proprie opere d'arte. Il calcio, la Serie C, il Potenza, proprio al tramonto di un 2020 nefasto, raccoglie una vittoria importante per la classifica e il morale, con un Compagnoni in grande spolvero e un Capuano sempre pronto a ruggire. E dopo il TG ascolteremo il messaggio di questo insolito Natale da parte di Monsignor Caiazzo, vescovo di Matera Irsina. Bentrovati in studio per l'edizione pomeridiana della nuova TG del 25 dicembre. Un buon Natale a tutti voi amici telespettatori. Sicuramente c'è un qualcosa di surreale per le strade, nelle case dei lucani in queste ore. È senz'altro un Natale meno chiassoso, in zona rossa, per contenere ancora una volta la pandemia in attesa dei primi vaccini al via da dopodomani. E subisce una frenata anche il bollettino della Task Force regionale. Rispetto a ieri, tamponi dimezzati. Sono una settantina i nuovi casi con 53 guariti. Ma facciamo il consueto riepilogo nel servizio di Michelangelo Russo. Strade vuote e locali chiusi al pubblico, è un Natale surreale quello di quest'anno, da trascorrere in casa senza le classiche tavolate. Un Natale di sofferenza per oltre 5.000 lucani costretti a causa del Covid a mettere da parte anche gli affetti dei propri figli o genitori in queste ore di isolamento. Un centinaio invece i malati assistiti dai sanitari, 7 invece quelli che lottano, ricoverati nelle terapie intensive. L'emergenza sanitaria non è finita, è cresciuto di nuovo in 7 giorni l'RT lucano, passando da 0,61 a 0,69. Un andamento che riflette quello dell'intero paese, con un indice che torna a rasentare l'1, la famosa soglia critica, sebbene, precisiamo, si attesti allo stato attuale allo 0,9. 67 i casi di giornata su 853 test, contagi quindi meno di ieri, con il tasso di positività che sfiora comunque l'8%. In 51 hanno potuto sedersi a tavola insieme ai propri cari perché guariti nel giorno della vigilia. 5.781 ora i casi complessivi. A Tolve 6 nuovi positivi, un operatore sanitario. Gli altri 5, individuati grazie all'attività di screening del comune, sono tutti appartenenti alla stessa famiglia. In molti comuni, grazie alla rete dei volontari, sono stati eseguiti screening nelle ore scorse tramite test antigenici senza rilevare particolari criticità. Tutti negativi, 44 test eseguiti sui cittadini rientrati a Palazzo San Gervasio, 200 in 3 giorni i test effettuati a Bernalda. Tutti negativi, mentre sale a 56 il numero dei cittadini di Lavello risultati positivi ai test antigenici su un totale di 1.800. Gli ultimi 16 dovranno ora sottoporsi a tampone molecolare. Sin qui però sono 10 i casi effettivamente individuati tramite questa estesa mappatura. 298 quelli eseguiti a Pisticci, comprese però attività commerciali, e alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina, tutti negativi. Cambiamo argomento. Redditi delle famiglie lucane in aumento nel 2019, così come il PIL per abitante, indicatori però purtroppo destinati a peggiorare in questo 2020, proprio a causa della pandemia da Covid-19. Ce ne parla Fabrizio Di Vito.
I segnali positivi che arrivano da molti indicatori rischiano di essere vanificati dalla congiuntura economica negativa innescata dal Covid-19, ma rappresentano comunque un trend che lascia intravedere spiragli di luce per il futuro dell'economia lucana. Come emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, il reddito medio per abitante in Basilicata nel 2019 ha raggiunto quota 14.422 euro, con un aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Si tratta di uno degli incrementi più alti a livello nazionale, ma il segno più è presente anche in altri indicatori, a cominciare dal PIL per abitante, che supera di poco i 23.000 euro, nettamente superiore a tutte le altre regioni del sud. Anche sul fronte della spesa delle famiglie per i consumi, i dati della Basilicata sono migliori rispetto a quelli delle altre aree del Mezzogiorno, con poco più di 14.000 euro. I dati dell'economia non osservata, aggiornati invece al 2018, fanno suonare però diversi campanelli d'allarme relativi a diffusi fenomeni di illegalità che portano ad un impoverimento generale. L'incidenza sul PIL è salita al 14,7%, dato nettamente inferiore rispetto a quello del resto del meridione, ma più alto rispetto alla media nazionale, che supera di poco il 13%. È Natale per tradizione, il tempo della solidarietà. Sono tante le iniziative che in questo anno si sono moltiplicate in ogni angolo della nostra regione. Noi siamo andati a Villa d'Agri di Marsico Vetere, dove l'associazione di volontariato Pubblica Assistenza Val d'Agri sta realizzando un progetto di contrasto alla povertà. Ce ne parla Rocco Romanelli. Un vecchio proverbio recita: chi dà per ricevere non dà nulla. Lo sa bene il popolo di volontari che in ogni angolo del mondo aiuta i più bisognosi con una passione che la gente comune ignora completamente. Ci si ricorda di essere generosi solo a Natale o in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, ma per chi dona il proprio tempo per gli altri non esistono parentesi temporali. La Pubblica Assistenza PC Val d'Agri, un'associazione di volontariato che da 20 anni opera nel terzo settore, ha messo in campo nei giorni scorsi un'iniziativa rivolta alle persone che si trovano in gravi difficoltà economiche. Donando prodotti a lunga scadenza o un aiuto economico, diverse famiglie della Val d'Agri stanno ricevendo la spesa che altrimenti non riuscirebbero ad acquistare. Questa emergenza noi l'abbiamo già affrontata a marzo, verso marzo-aprile, quando c'è stata la prima ondata, in collaborazione col comune, per svolgere insomma questa spesa solidale. Io, tranquilla, ho accettato volentieri il fatto di voler aiutare insomma persone in difficoltà. Io sono una responsabile del gruppo adulti di Azione Cattolica della parrocchia nostra di Villa d'Agri, quindi sono state coinvolte anche alcune signore per svolgere insomma questa spesa solidale. Dal semplice passaparola alle segnalazioni delle strutture presenti sul territorio è però difficile trovare le persone che hanno bisogno di aiuto. Non lo so, forse per una questione di orgoglio, non lo so, una questione di riservatezza, si mantengono un poco in disparte. Dietro le divise arancioni dei volontari della Pubblica Assistenza PC Val d'Agri c'è un mondo di storie inattese, ma sempre emozionanti. Io mi trovo qua perché l'ho sempre fatto nel mio paese. I miei genitori hanno sempre fatto queste cose qua. Cioè loro facevano tutte le settimane, tutti i giorni, non solo perché c'era Pasqua, Natale. A casa nostra sono sempre cresciuti i figli degli altri. Poi quando cresci prendi anche tu le abitudini dei genitori, quindi io quello ho sempre fatto. Che quando uno mi chiede l'aiuto lo faccio, ma lo faccio con tutto il cuore, senza, non voglio proprio nulla in cambio. E come reagiscono le persone quando viene portato loro l'aiuto? Quando arriviamo noi restano proprio senza parole. Gli ringraziamenti che mi fanno è proprio... Cioè ieri ho portato una signora che mi ha... Si è messa a piangere quando io ho consegnato. C'è una emozione proprio che io non lo posso descrivere. La generosità è un motore che muove i volontari e che nella spesa solidale trova una delle sue tante espressioni. Ma quali sono le prospettive per l'iniziativa? Questa iniziativa non deve affrontare solo ed esclusivamente questo periodo, ma deve andare oltre. Chiedere aiuto non è facile, i volontari lo sanno, ma ci tengono a lanciare un messaggio. Io voglio dire, come ho sempre detto a tutti quanti che ne hanno bisogno di aiuto, noi siamo sempre a loro disposizione, al loro fianco. Noi non abbandoniamo mai nessuno. Quello che facciamo con tutto il cuore e con tanto piacere,
deve venire incontro per le persone che hanno davvero bisogno, che ce ne sono tanti purtroppo. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, nelle ultime ore ha nominato il consigliere comunale Mario Montemurro in seno al consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco Archeologico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. Montemurro è docente di biologia, chimica e scienze della terra, geologo e guida escursionistica ambientale, ma soprattutto è stato ritenuto dal sindaco pentastellato una persona che ama profondamente il parco e che sarà in grado di mettere efficacemente a valore le sue competenze per rappresentare al meglio l'amministrazione comunale all'interno del consiglio direttivo. Adesso ci separiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, fra poco con tutte le altre notizie. C'è un modo per dare forma all'immagine della tua casa. Da Sansone trovi le cucine più funzionali, classiche e moderne, i salotti più comodi, le camere da letto più confortevoli. 1500 metri quadri di esposizione con arredamento per la casa, per il bagno, per negozi e uffici. Progettazioni su misura con trasporto e montaggio gratuiti. Sansone, zona industriale Garaguso Scalo, uscita Basentana, Grassano, Garaguso. Esperienza olimpica. Innovazione e stile. Piscine Castiglione, dal 1961, eccellenza italiana. Rivolgiti al nostro concessionario ufficiale. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Affidati a noi per il super bonus al 110% con sopralluogo gratuito. Ed inoltre ristrutturazioni chiavi in mano, forniture e pose in opera di infissi in PVC. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero, via Siena 4 a Potenza, telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Riprendiamo parlando del Natale con i 5 presepi esposti nei palazzi comunali di Piazza Matteotti a Potenza per tutto il periodo delle festività. A realizzarli marito e moglie che da oltre 20 anni compongono delle vere e proprie opere d'arte. Ci racconta tutto Lucia Pietrafesa. Natività del tutto singolari ispirate ai paesaggi lucani. Sono 5 presepi esposti quest'anno nell'atrio del Palazzo di Città e in quello del Palazzo del Consiglio Comunale in Piazza Matteotti a Potenza. A realizzarli il signor Santo Sergio e sua moglie Anna Maria Riccio, che da oltre 20 anni compongono vere e proprie opere d'arte. Oltre 100 personaggi collocati in paesaggi di fantasia, ma sempre ispirati ai paesi lucani, che danno vita alle 5 scene nelle quali la natività resta elemento centrale. Un lavoro che i coniugi svolgono con passione e che li ha visti protagonisti in molti comuni lucani, oltre che fuori dai confini nazionali. La cura dei particolari, la maestria nel realizzarli e la bravura nell'assemblarli fanno di queste opere autentici gioielli da ammirare a Palazzo di Città durante tutto il periodo natalizio. Nella serata di mercoledì, segnalato alla polizia stradale di Potenza un cane ferito vagante tra le auto lungo la carreggiata nei pressi dello svincolo di Potenza Est. Sul posto è intervenuta una pattuglia che lo ha trovato sanguinante ma ancora in vita e ha allertato subito il veterinario di turno. Nel frattempo, seppur ferito, il cane è riuscito ad attraversare la carreggiata e rifugiarsi in una costruzione adiacente alla sede stradale. Lì lo ha soccorso la ditta Eco, trasportandolo al canile comunale per le cure del caso. Voltiamo decisamente argomento, una tombola sul web che da Potenza unirà idealmente tutto il mondo. L'iniziativa, lanciata per la prima volta durante il lockdown dalla pagina social Potenza Turistica, torna oggi a Capodanno, sempre a scopo benefico. Ce ne parla Donato Carbonella. Lanciata per la prima volta durante il lockdown, torna la tombolata sul web lanciata dalla pagina social Potenza Turistica, con adesioni arrivate anche dall'estero.
E visto che la pandemia non consente di ritrovarsi in famiglia attorno ad un tavolo, anche la tombola, gioco per eccellenza del Natale, si fa sul web. Ho visto che c'è questa situazione, cerchiamo di utilizzarla per tenere unite le famiglie, visto che non sarà possibile nemmeno stare insieme i giorni di Natale e di Capodanno. Unirsi virtualmente al tavolo da gioco è davvero facile. È molto semplice, praticamente per quelli di Potenza acquistano le cartelle, sono 4 giocate, costano 10 euro, che poi tra l'altro sono fondi che vanno in beneficenza e le acquistano qui a Potenza o da Red Handy o da Obeg, dei negozi al centro. Chi non ha la possibilità perché vive fuori dalla città mi scrive, io gli giro la cartella online, via Messenger, via WhatsApp, ormai i sistemi sono molteplici. Il ricavato delle cartelle andrà in beneficenza per 2 progetti in Burkina Faso e nel sud del Madagascar. Che noi raccogliamo verranno devolute a 2 associazioni che lavorano, uno in Burkina Faso e uno in Madagascar. 2 gli appuntamenti in programma, con ospiti di eccezione come l'ex calciatore del Potenza, Emerson. La prima tombolata il 25 di dicembre alle ore 18 e credo che la presenterò io oppure Emerson dalla Sardegna, quindi poi ci metteremo d'accordo tra di noi. Ogni tombolata verrà presentata da una persona diversa di quelli che l'hanno sostenuto dall'inizio. Numerose le adesioni, soprattutto da parte di chi non vive più in città e che attraverso la tombola web si sentirà un po' a casa. Tanti, sì, all'estero, da fuori città, forse sono più quelli che giocheranno da fuori città che non quelli che vivono in città, sì, effettivamente. Passiamo allo sport con il calcio di Serie C. Il Potenza, proprio al tramonto di un anno nefasto, raccoglie una vittoria importantissima per la classifica e soprattutto per il morale, con un Compagnoni in grande spolvero e un Capuano sempre pronto a ruggire. Sentiamo Luigi Santopietro. È una grande soprattutto per me, soprattutto per la mia famiglia. È finalmente arrivato dopo un po' di tempo, è stata una vera liberazione. Il primo gol in maglia rosso-blu, la prima rete della carriera tra i professionisti, ma soprattutto un gol che spiana la strada alla vittoria nel momento più critico. Il Potenza si gode 3 punti cruciali per far ripartire una stagione in cui fin qui è stato tutto maledettamente complicato e lo fa aggrappandosi a uno dei giovani più interessanti della squadra, Mattia Compagnon, attaccante in prestito dall'Udinese, che da alcune settimane a questa parte è costantemente il migliore in campo della squadra di Mister Capuano, tra i più giovani ma già pronto a trascinare i Leoni anche nel 2021. Per me è sempre bello rapportarmi con i ragazzi più grandi e non ho trovato nessuna difficoltà ad ambientarmi perché sono delle persone splendide e sono molto contento di questo gruppo e finalmente ci siamo presi quello che meritiamo. Soddisfatto della prestazione della squadra anche Mister Capuano, che ha un pensiero preciso sulla forza del gruppo. I grandi uomini sono coloro i quali vengono fuori nei momenti di grande difficoltà. E noi rappresentiamo il leone e quindi i leoni sono duri a morire. Ora il tecnico invita tutti a trascorrere delle feste natalizie in serenità per poi presentarsi al nuovo anno più carichi che mai. È un passo importante, non abbiamo fatto ancora nulla, però abbiamo dimostrato che questo gruppo non muore mai. Non muore mai, sicuramente non abbiamo fatto nulla, ci sarà ancora di soffrire, adesso andiamo a casa, facciamo un buon Natale. E però dal 2 incominceremo a soffrire e a preparare la partita con la Vaganese. E dopo la replica del TG non perdete oggi sulla Nuova TV lo speciale di Stop and Goal dedicato proprio alla prima parte di stagione del Potenza. Tra servizi, clip e pagelle ripercorreremo il percorso dei rossoblù in queste prime 17 giornate di campionato. E anche per la Chiesa non è un Natale come tutti gli altri, ingressi limitati e messe della vigilia anticipate, in alcuni casi anche alle 18.30, per restare nei limiti del coprifuoco delle 22. Queste immagini ci arrivano dalla parrocchia potentina di Santa Maria del Sepolcro e un messaggio di speranza è arrivato già ieri sera da Papa Francesco nell'omelia della Messa di Natale e poco fa nella benedizione Urbi et Torbi. Oggi Dio ci dice di non perderci d'animo nelle prove e con noi, ha detto in un passaggio il Pontefice. Dio ci libera dai circoli viziosi, dalla rabbia e dalle lamentele. Noi uomini parliamo molto, ma siamo analfabeti di bontà.
E noi oggi, dopo le previsioni meteo di Natale a cura di Gaetano Brindisi, proprio per augurarvi un buon Natale, ascolteremo le parole del vescovo di Matera Ersina, Monsignor Caiazzo. Bene, per ora è tutto, io vi auguro ancora un buon Natale a nome di tutta la redazione della Nuova TV e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Ci vediamo alle 19. Ben ritrovati, auguri a tutti i nostri telespettatori della Nuova TV, che sia un sereno Natale per le vostre famiglie e oggi un tocco natalizio, un cappello natalizio per far vedere, insomma, per dare un senso a questo Natale un po' diverso. Comunque, veniamo alle previsioni meteorologiche e ieri eravamo rimasti che avrei dato una, diciamo, avremmo fatto un aggiornamento anche telefonico, invece sono venuto direttamente in studio a commentare queste piccole variazioni, se vogliamo, un po' di ritardo della perturbazione, un po' di attenuazione del freddo nel complesso, poi vedremo a gradi come si svilupperanno le previsioni in questi giorni. Intanto vediamo l'immagine del satellite, ci mostra tanta nuvolosità sull'Europa, si nota l'aria fredda che fa un largo giro, tocca addirittura, vedete, sulla Spagna settentrionale, lì nubi a forma di ciottoli denotano la presenza di aria fredda, infatti sulla Spagna settentrionale ci sono isotermi a 1500 metri di circa 6 gradi sotto zero, mentre sulle nostre teste più o meno alla stessa latitudine abbiamo più 6 gradi, quindi ci sono 12 gradi in quota di differenza. Questo perché? Perché l'aria fredda ha fatto un largo giro, è andata sulla Spagna, sull'Algeria dove ci sta nevicando anche, sulla Tunisia e poi risalirà nella giornata tra sabato e domenica, tra domani notte e domenica, anche sulle nostre regioni, però in forma attenuata. Quindi questa situazione, queste previsioni di aria gelida in arrivo, non prendetene conto perché si tratta solamente di aria leggermente più fredda, nulla di più. Siamo a dicembre, siamo in pieno, l'inverno è iniziato da pochi giorni, siamo nel pieno della stagione fredda, quindi assolutamente che le temperature scendino a zero gradi non c'è niente di male, sicuramente non arriva il freddo polare. E infatti vediamo comunque le previsioni. Ecco, questo è lo zoom, praticamente sull'Italia vedete c'è sta una nuvolosità piuttosto diffusa, bianca sulle zone tirreniche della Calabria e della Basilicata, lì significa che ci sono delle piogge, e altre situazioni di tempo perturbato al nord dove il tempo è in peggioramento, quindi tra stasera e domani il tempo peggiorerà al centro-nord e a seguire anche arriverà il peggioramento su tutta la regione. Adesso le piogge stanno interessando parte del Potentino questa mattina, questo primo pomeriggio, poi invece arriverà un peggioramento a partire da stanotte che coinvolgerà tutta la nostra regione. Vediamo le previsioni per oggi, quindi riferite alla giornata di Natale. Come dicevo, tempo piuttosto chiuso, cielo piuttosto chiuso sulle zone tirreniche, sulla Conegrese sud-occidentale. Piogge piuttosto diffuse ma ancora poco forti, insomma poco saranno piogge moderate al massimo. Un po' di piogge sparse sulle zone più occidentali, quindi sul Melandro, sulla parte alta della Val d'Agri, mentre se ci spostiamo sulla destra, quindi verso il Materano, sicuramente l'Appennino protegge queste zone dalle perturbazioni, dalla nuvolosità più che altro, e qui avremo ampie schiarite. Poi nel corso della notte, dicevo, peggioramento, quindi la pressione andrà ulteriormente diminuendo, c'è vento forte, ce ne siamo accorti già da ieri sera, un vento che sta spazzando tutto, e vediamo infatti la situazione riferita ai venti, abbiamo venti forti ancora da sud-ovest, moderati o forti su tutta la nostra regione, i mari che ancora sono, diciamo, poco mossi, subito vedranno il loro moto ondoso in aumento, quindi il Tirreno mosso, in serata anche molto mosso, lo Ionio da quasi calmo passerà a poco mosso, con moto ondoso anche qui in aumento. Le temperature per quanto riguarda la giornata di oggi, 8 la minima a Potenza e 10 la massima, quindi valori molto simili perché c'è il vento forte mantiene livellate più o meno i valori tra notte e giorno, e Matera invece con le schiarite un pochino più ampie di questa mattina è scesa a 7 gradi la minima, invece la massima arriverà a toccare i 14 gradi, proprio in queste ore insomma toccherà i 14 gradi. Dicevo, c'è il peggioramento nella notte, quindi la giornata di domani all'insegna del tempo perturbato, un tempo che va verso il peggioramento, quindi avremo delle piogge già in mattinata. Vediamo la situazione per quanto riguarda la giornata di domani.
Una giornata che vedrà un peggioramento, come dicevo, a partire da ovest, precipitazioni più diffuse, più consistenti sulle zone sud-occidentali, quindi costa di Maratea, Lago Negrese, Alta Val d'Agri, Alto Sinni, Melandro. E nel corso della giornata le nevicate, che saranno a quote inizialmente un pochino elevate sui 1500-1600 metri, scenderanno localmente nelle zone più dove la precipitazione sarà più forte. Nel pomeriggio arriveranno pure intorno ai 900-1000 metri. Probabilmente poi ci sarà un richiamo temporaneo di aria più mite, quindi poi nella serata la quota neve tornerà leggermente a salire, però nel complesso le nevicate imbiancheranno tutti i nostri monti a partire dai 900-1000 metri. Sul Materano piogge in arrivo con qualche timida schiarita. Nella notte ulteriore peggioramento poi tra sabato e domenica. Vediamo le temperature per quanto riguarda la giornata di domani. Valori in netto calo, le temperature minime saranno di 2 gradi a Potenza e 7 gradi a Matera, valori che si registreranno nella seconda parte della giornata. Inizialmente avremo ancora valori piuttosto alti, che saranno poi le massime corrispondenti a 6 gradi a Potenza e 11 gradi a Matera. Questi valori si toccheranno nella mattinata, come dicevo anche ieri, il pomeriggio, sera, arriva poi dell'aria più fredda. I venti tendono ad attenuarsi leggermente, rimangono ancora da sud-ovest su tutta la nostra regione, e poi tendono in serata, nella tarda serata, a diventare settentrionali con il mestrale e con arrivo di nuovo vento in rinforzo. I mari, molto mosso il Tirreno, localmente anche agitato, mosso, molto mosso lo Ionio. Con questa situazione, vi dicevo, c'è un ulteriore peggioramento nella notte, si forma una depressione proprio sull'Italia meridionale, proprio sulla nostra regione, tra Puglia e Basilicata, e quindi domenica era previsto un po' di miglioramento rispetto a ieri, vedete, ci sono sempre delle variazioni, come vedete, nella meteorologia, e invece domenica passeremo una giornata di pieno maltempo su tutta la nostra regione, con aria più fredda in quota, si riverserà perché è più pesante nei bassi strati, e quindi avremo anche delle nevicate a quote un pochino più basse. Vediamo la situazione per domenica, tempo chiuso, vedete, difficilmente si vedrà il sole, saranno davvero poche le schiarite, comunque temporanee. Nel complesso una giornata all'insegna della pioggia, pioggia anche forte, soprattutto sulle zone centro-meridionali della regione, nevicate abbondanti su tutta l'Appennino Lucano, oltre i 1000-1200 metri, ma nelle precipitazioni più forti la neve potrà vedersi anche intorno agli 800 metri, quindi non escluso qualche fiocco anche su Potenza. Quindi una situazione invernale, ma non sicuramente da aria polare, aria gelida, è una situazione assolutamente normale per la stagione. Abbiamo visto la tendenza fino a lunedì, non mi resta di nuovo che augurarvi un buon Natale, davvero che sia un sereno Natale per tutti. Arrivederci sulla Nuova TV.